Ciao italiani, benvenuti sul mio nuovo blog Australia Unfiltered. Se siete dei giovani in cerca di un working holiday visa, dei giovani professionisti, degli studenti o semplicemente dei viaggiatori, questo probabilmente è il blog perfetto per voi. Vi darò delle informazioni pratiche e utili per poter pianificare il vostro viaggio qui in Australia, ma anche vi mostrerò dei diari di viaggio di posti spettacolari che soltanto l'Australia può offrirvi. Dunque, in tantissimi vi starete chiedendo: ma che cosa sta succedendo in Australia in questo momento? I confini sono aperti, sono chiusi, ci sono casi di Covid, se sono uno studente posso entrare, se sono un giovane professionista posso entrare? Quindi queste saranno tutte domande che inizierò a rispondere in questo video. Come prima cosa andiamo a toccare dal punto di vista Covid-19 che cosa sta succedendo. Ad oggi, 12 agosto 2020, ci sono più di 9.000 casi attivi di Covid in Australia. La maggior parte sono concentrati nella città di Melbourne, che purtroppo si è ritrovata ad affrontare un'insorgenza di casi dallo scorso giugno. La città e lo stato del Victoria si trovano in uno stato di lockdown, ovvero confinamento, da quasi un mese. Dal 2 agosto hanno addirittura irrigidito le misure, rendendo l'uso della mascherina obbligatoria, limitando gli spostamenti a solo scopo essenziale e addirittura un coprifuoco che va dalle 8 di sera alle 5 di mattina. Il resto del paese resta in allerta, con casi minori provenienti da persone ritornanti dall'estero o dallo stato del Victoria. Sydney è la città che presenta un po' più di casi attivi, però per fortuna non abbastanza da dover reintrodurre delle restrizioni. Io vivo a Sydney ed in questo momento, a parte ad eventi, diciamo che siamo ritornati ad una vita semi-normale. Possiamo andare al ristorante, andare in palestra ed è anche possibile spostarsi senza nessun limite. E si può ritornare al lavoro anche se ancora è incoraggiato il lavoro da casa. Però questa recente insorgenza di casi ha portato alcuni stati a chiudere i confini, come il territorio del nord e del Queensland. Perciò non è possibile viaggiare in questi stati. Il secondo punto che voglio chiarire in questo video è a riguardo degli spostamenti internazionali. I voli internazionali sono ancora chiusi. Solo i cittadini australiani e i parenti stretti possono entrare nel paese. Se ti trovi in questo caso, devi però tenere conto dei costi di quarantena, ovvero 2 settimane in un albergo al costo di $3.000, che dovrai sostenere obbligatoriamente non appena arrivi qua in Australia. Per chiarire, se avevi intenzione di venire qui in vacanza, ciò non è consentito al momento. Però non scoraggiatevi, sembra che il governo stia pianificando di riassumere i voli internazionali dal 1 gennaio. Da tenere in conto la quarantena obbligatoria di 2 settimane e che questo è condizione che il numero dei contagi diminuisca o la situazione sia più contenuta qui in Australia. Perciò incrociate le dita e controllate il sito che trovate nel link qui sotto per aggiornamenti. Ora andiamo a vedere nello specifico la situazione sui diversi tipi di visti durante questo periodo. Partiamo dal Working Holiday Visa. Il Working Holiday Visa è quel tipo di visto che ti consente di vivere, viaggiare e lavorare in Australia fino ad un massimo di 2 anni. Potrai lavorare con lo stesso datore di lavoro per un massimo di 6 mesi. Come potrai immaginare, anche questo tipo di visto è bloccato al momento. Perciò, se ne possedevi già uno, non ti sarà consentito entrare nel paese e le applicazioni restano chiuse. Una delle ultimissime notizie a riguardo è che i sindacati australiani hanno richiesto al governo di rimuovere immediatamente questo tipo di visto per poter dare lavoro ai migliaia di giovani australiani che in questo momento si trovano senza lavoro. Per quanto sconcertante questa notizia possa sembrare, tranquillizzatevi perché è molto improbabile che ciò accada. I lavori impiegati dai Working Holiday Makers sono quelli più snobbati dagli australiani ed è anche per questo che fu creato questo tipo di visto. Se stavate pianificando di venire qui in Australia a studiare un corso d'inglese, un corso tecnico o un corso universitario, anche se non è possibile venire in Australia in questo momento, però vi è consentito poter inviare un'applicazione per un visto studente. Questo inoltre vi garantirà di poter venire qui in Australia non appena i confini riaprono, che ovviamente in questo momento non sappiamo. Però siate consapevoli che gli studenti internazionali insieme ai Working Holiday Makers sono quelli che ne stanno risentendo di più
in quanto non sono previsti supporti economici per stranieri. Perciò il consiglio che vi do è di mettervi da parte abbastanza soldi per essere totalmente indipendenti nel peggiore dei casi. Se invece stavate pianificando di venire qui in Australia tramite uno dei sponsorship visa, ovvero il Temporary Skill Shortage Visa, l'Employer Nomination Scheme, Regional Sponsor Migration Scheme restano in sospeso. Ci sono però dei settori considerati critici dove vengono fatte delle eccezioni. Nell'ultimo post sul sito del governo australiano troviamo personale medico, ingegneri, professioni nel settore minerario, cinematografico, catena di approvvigionamento e logistica, industria marittima e produzione alimentare. Se lavorate in uno di questi settori avete una speranza, perciò date un'occhiata al sito dove troverete più informazioni e la lista completa. Un'altra cosa che vi starete chiedendo è che aria tira in Australia al momento, che cosa sta succedendo? Come starete immaginando, queste recenti restrizioni hanno avuto delle ripercussioni abbastanza gravi sull'economia australiana, ma è ancora presto per avere una panoramica precisa delle conseguenze sul lavoro e sulla vita degli australiani. Al momento sappiamo che i settori colpiti di più sono quelli del turismo, della ristorazione, degli eventi, dell'educazione, delle palestre e della vendita al dettaglio. Molte di questi facevano affidamento ai Working Holiday Makers. Vi dico, l'Australia è un paese bellissimo, sicuramente se ne avete l'opportunità vi straconsiglio di venire qui, sia come esperienza di vita che come esperienza lavorativa. Ovviamente questo è un momento drammatico in tutto il mondo, perciò non è un qualcosa che potete fare immediatamente, però questo è anche un periodo perfetto per poter iniziare a pianificare e a raccogliere informazioni. Spero che questo video vi sia stato utile, spero di aver risposto ad alcune delle vostre domande, però mi raccomando, se avete altre domande o se avete degli argomenti che volete toccare nei video futuri, mettete un commento in questo video o mandatemi un messaggio. Vi mando tantissimi baci e a presto. Ciao!